Avvocato, buongiorno. Fra Pampina, molto lieto. Buongiorno. Buongiorno. La mia collaboratrice. Sì. Senta, sua figlia le avrà sicuramente detto che siamo della Croce Rossa. Sì, sì, il dottore è un funzionario della Croce Rossa. Sì. Siamo stati già in paese e altre persone, altri professionisti ci hanno fatto delle grosse donazioni. Ecco, speriamo che lei voglia fare altrettanto. Anche perché ci tengo a sottolineare che oltre che questo semplice gesto da parte sua darebbe una mano a tante persone poco ambienti, ma soprattutto, oltre ad avere uno sgravio fiscale, lei avrebbe anche un ritorno d'immagine a questa donazione che sì. le tornerebbe utile. Scusate se oso togliervi la parola. Sì. Vorrei fare alcune precisazioni. Prego. Per esempio, risulta alla Croce Rossa che mia madre, ultra novantenne, sta morendo per una malattia inguaribile e che le cure mediche sono di gran lunga superiori a quelle due misere pensioni che percepisce annualmente? No, però anche altre persone hanno problemi, ma sì, sono d'accordo, comunque... d'accordo. E sa la Croce Rossa, per esempio, che mio fratello, cieco dalla nascita, è immobilizzato su una sedia a rotelle e la sua assistente, che sta con lui 24 ore su 24, pretende 3.000 euro mensili? No, però diciamo che noi della Croce Rossa potremmo anche... Una piccola e ulteriore aggiunta. Il marito di mia sorella è perito, non è il diploma, è moest, in un incidente grossissimo, lasciando sola mia sorella con 4 bambini di età inferiore ai 10 anni. Non lo sapevamo. Diciamo che... Quindi, in conclusione, mia madre ha bisogno di soldi, mio fratello ha bisogno di soldi, mia sorella, non ne parliamo, quanti soldi ha bisogno? Beh, allora, se io non ho dato un centesimo a loro, ma come potete pensare che posso dare qualche cosa a voi?